Da uno dei luoghi simbolo di Corato, della Corato che produceva e che vuole tornare a produrre. Ma non ci dobbiamo fermare all'aspetto simbolico, qui bisogna lavorare perché questo deve ritornare a funzionare, così come tante altre realtà che sono in difficoltà in questo momento. Registro la presenza di dipendenti che sono ex dipendenti di questa struttura del caseificio pugliese, sono qui e vogliono capire, ma l'amministrazione che impegni si prende su questo? L'amministrazione deve avere il ruolo di collettore di tutte le parti interessate all'economia, dalle parti sociali alle banche, alla regione, alla provincia, agli enti che forniscono autorizzazioni, perché bisogna mettere e rendere la vita facile a chi opera e chi lavora, e ove ci sono situazioni di crisi dobbiamo impegnarci tutti quanti a gestirle prima che esplodano in quello che, ad esempio riguardo al caseificio, il fallimento è in corso, e qui si può anche pensare con un'azione straordinaria in cui tutti però ci dobbiamo credere e fare la propria parte, magari di sventarlo e rimettere in moto una struttura importante d'eccellenza, come vedete che se vanno bene ci abbiamo di fronte uno dei più famosi pastifici, danno lavoro a decine se non centinaia di persone. Solo un anno fa si è andati in campagna elettorale a Corato e questa volta il centrodestra si presenta con una coalizione finalmente compatta. Sì, è decisamente compatta, e tutto ciò che nel centrodestra, tutte le sigle che operano nel centrodestra ci sono. Ovviamente sino al momento di presentazione delle liste si può anche pensare, e vi dico che si può registrare anche l'ingresso di ulteriori sigle, parliamo sempre di chi opera nell'ambito della moderazione diciamo fondamentalmente con valori vicini al centrodestra. Altro elemento di novità è che il candidato sindaco propone anche una sua lista civica, Città Nuova, proprio per accogliere questa grande istanza di partecipazione e di cittadinanza attiva che si registra sul territorio. Insomma, io credo che ci siano le energie, i mezzi e il momento giusto per invertire culturalmente un momento di decadimento che riguarda la nostra città, ma il paese nel suo complesso. Dove può essere la svolta, il cambiamento definitivo? Ma nell'identità di questa visione, essendo oltretutto capaci di guidare la macchina amministrativa, l'esperienza conta, perché sì, certo il rinnovamento va benissimo, però sappiamo bene che anche che quando si tratta di mettere in bonus un'azienda o comunque farla funzionare si chiede anche il contributo, e io sto dando un contributo, non è una mia ambizione personale, è una candidatura di servizio, così come ho fatto l'assessore per 10 anni, ho messo a disposizione le mie competenze, spero siano buone, spero siano colte bene, e c'è il momento in cui bisogna dare alla città, per i nostri figli e per chi dovrà continuare a lavorare ed operare.